Il paradiso delle signore. Trama puntate dal 24 al 28 maggio 2021. Giuseppe ha tradito Agnese. Il paradiso delle signore per questa stagione volge il termine. La settimana dal 24 al 28 maggio 2021 sarà l'ultima. Ci saranno moltissime svolte, non soltanto per Marta e Vittorio, ma anche per Agnese e Giuseppe. Quest'ultimo, infatti, ha molto da nascondere. Prima di vedere cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo indietro. Il paradiso delle signore, dove eravamo rimasti? Amanda e Gloria si avvicinano molto, ma tra loro c'è soltanto amicizia. Agnese all'inizio dubita e prova una forte gelosia. Marta riceve una proposta lavorativa della Sterling, che però la porterebbe negli Stati Uniti. La signora Conti cerca in tutti i modi di non dirlo a Vittorio, ma poi suo marito lo viene a sapere. Vittorio va su tutte le furie, perché ancora sua moglie gli nasconde cose importanti della sua vita. Intanto Ludovica si prepara a testimoniare a favore di Marcello, ma Fiorenza la segue e scopre tutto. Marcello la lascia con una lettera. La testimonianza di Ludovica cambia radicalmente la situazione e Barbieri esce dal carcere. Nel frattempo Rocco riceve un premio in denaro per aver vinto la gara di ciclismo. Allo stesso tempo riceve un'offerta importante per diventare un professionista e unirsi ad una squadra. Il ragazzo è felicissimo. Lunedì 24 maggio 2021. Marta è ancora indecisa per quanto riguarda la proposta che ha ricevuto dalla Sterling. Non sa se se la sente di partire nuovamente. Vittorio intanto continua a ripensare a come siano andate male le cose con sua moglie e alla rottura. Rocco intanto vive momenti di grande felicità e immagina di avere un bel futuro davanti a sé. Sta per sposarsi con Maria che ama e allo stesso tempo sta per avviare un futuro da ciclista professionista. Le cose non potrebbero andare meglio per lui, ma non sa che la Puglisi gli nasconde qualcosa. Maria infatti ha ricevuto un ultimatum dal padre, che non accetterà mai le nozze, se lei non fosse intenzionata a trasferirsi poi in Sicilia. Cosimo continua ad invitare Gabriella ad accettare la proposta di andare a Parigi per lavorare con il suo mentore. La Rossi sa che suo marito ci tiene molto e allo stesso tempo è affezionata, ma De Foix non vuole lasciare il paradiso. La sua decisione quindi è presa. Marcello è ormai un uomo libero a tutti gli effetti e nonostante l'avesse lasciata, prova un forte amore per Ludovica. È molto sereno e ristabilisce la pace con lei. Martedì 25 maggio 2021. Gloria scopre che il padre di Stefania sta per arrivare in città. L'amoro vive momenti di grande panico, perché se ciò accadesse, i problemi potrebbero essere davvero tanti. Deve quindi pensare ad una soluzione. Marta comunica a Vittorio che alla luce di quello che è successo, ha deciso di accettare la proposta e partire per gli Stati Uniti. Immediatamente la ragazza dice la stessa cosa ad Adelaide. Quest'ultima riferisce la notizia ad Umberto e i due ne discutono. Maria sta per dire la verità a Rocco, ma ancora una volta si interrompe. Sempre più triste la Puglisi si rivolge a Giuseppe sperando che possa intercedere per lei parlando con suo padre. Maria però ignora che le pretese di suo padre sono frutto di un accordo con Giuseppe. È proprio amato ad aver chiesto ciò al padre di Maria in maniera tale da impedire i sogni di Rocco. Fiorenza prosegue con il suo piano per rovinare Ludovica e vendicarsi delle Brancia. Marcello intanto dice a Ludovica che è il momento di uscire allo scoperto e comunicare a tutti la loro relazione. Barbieri suggerisce come primo passo di lasciare che sia Ludovica a dirlo ad Adelaide. Mercoledì 26 maggio 2021. Pietro scopre da Vittorio che la relazione con Marta è finita. Umberto è abbastanza soddisfatto della decisione presa da Marta
anche se l'avrebbe voluta, al fianco di suo marito. In ogni caso le regala un biglietto per New York e le augura buona fortuna. Rocco scopre dell'ultimatum che il padre di Maria le ha dato. Non si arrabbia con lei, ma si adopera per cercare di far cambiare idea all'uomo e fargli dare il suo consenso per le nozze, anche senza trasferimento. Cosimo insiste perché Gabriella vada con lui in Francia. La Rossi, che aveva già stabilito di non volerlo fare, chiede al marito di avere ulteriore tempo per pensarci. Intanto scopre che Marta e Vittorio si sono lasciati e resta particolarmente delusa. Fiorenza decide di far seguire Ludovica e Marcello da un giornalista di gossip. La donna è sempre più determinata a vendicarsi. Intanto Marta organizza una bella cena insieme a tutti i suoi parenti per salutarli prima dell'imminente partenza per New York. Poi, prima di partire, fa un giro per i magazzini vuoti e incontra Vittorio. Sembra quasi che i due si vogliano riavvicinare e partire insieme. Giovedì 27 maggio 2021. Marta e Vittorio si lasciano andare alla passione e trascorrono la notte insieme. Non cambiano però idea sulla loro rottura definitiva e anche la stessa Marta non ha nessuna intenzione di rinunciare al viaggio. Rocco inizia a pensare che per risolvere tutti i problemi che sono sorti con la famiglia di Maria potrebbero partire e partire nel nulla. Il ragazzo poi cambia idea, comprendendo che si tratterebbe di una decisione eccessivamente drastica. Fiorenza riesce a raccogliere molte prove della relazione tra Ludovica e Marcello e vuole smascherarli con i media. La donna potrebbe dare vita ad un colpo giornalistico, ma la coppia scopre il suo terribile piano e lo sventa. Cosimo si convince che Gabriella accetterà la sua proposta, una volta per tutte, e così comunica alla madre Delfina che la loro partenza è imminente. Gabriella svolge un incarico che ha ricevuto da Marta. Si tratta di leggere le sue parole d'addio alle Veneri e agli altri membri del Paradiso. Attraverso la lettera emerge con ancora più chiarezza che Marta ha intenzione di mettere un punto definitivo anche alla relazione con Vittorio. Venerdì 28 maggio 2021. Vittorio non fa che pensare al momento di passione e tenerezza che ha vissuto con Marta il giorno prima. Il signor Conti è spaventato da questi pensieri, perché significano che prova ancora dei sentimenti verso la moglie. Rocco sta per firmare il contratto per diventare ciclista professionista, ma all'ultimo cambia idea e decide di fare una cosa per lui più importante. Sta per partire per la Sicilia per avere immediatamente un confronto con il padre di Maria e risolvere così la questione. E Nino a fermarlo. Intanto Gabriella comunica di avere una decisione per quanto riguarda il viaggio a Parigi. Marcello mette Fiorenza con le spalle al muro e la donna deve confessare il suo piano. La coppia è felice e può vivere serenamente. Giuseppe riceve una strana lettera dalla Germania. Appartiene alla sua amante ed è molto compromettente. L'uomo la nasconde. Voi che cosa ne pensate? Credete che Agnese scoprirà del tradimento e tornerà con Armando? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti!